Ok, continuiamo a vedere i sistemi lineari di primo grado e vediamo il secondo metodo di soluzione, ok? Che si chiama metodo per riduzione. Vediamo questo esempio. Prendiamo questo sistema, 2x più 4x uguale a 1. E 6x più 4y uguale a meno 3. Qui possiamo utilizzare un metodo diverso da quello di sostituzione, perché il metodo di sostituzione non è più indicato, perché in nessuna delle due equazioni né la y hanno coefficiente 1 o meno 1. Nel quale caso, se fosse stato così, la sostituzione andava bene, cioè andava bene, era conveniente. Qui invece abbiamo che nella prima e nella seconda equazione c'è l'incognita y che ha lo stesso coefficiente, che non è 1 ma è lo stesso, stesso valore, stesso segno. Il metodo di riduzione è legato al fatto, ripeto, che sia in entrambe le equazioni la y ha lo stesso coefficiente. Da dove nasce il metodo di riduzione? Beh, pensate al sistema come... come a una coppia di equazioni del tipo a uguale a b e c è uguale a d. Una coppia di eguaglianze, d'accordo? Ma cosa dice il principio di equivalenza delle equazioni? Se nella prima equazione ciò che c'è a sinistra è uguale a ciò che c'è a destra, così come nella seconda, allora per esempio posso scrivere, posso creare una terza equazione, fatemi cambiare pagina. Semplicemente sommando a destra e a sinistra. Se A è uguale a B e C è uguale a D, allora vale anche A più C è uguale a B più D. È il primo principio di equivalenza. Sommo a destra e a sinistra quantità che so che sono uguali. Ok? Oppure sottraggo. Ottengo A meno C è uguale a B meno D e ottengo un'equazione, se erano vere queste sarà vera anche questa e viceversa. Quindi posso, primo principio di equivalenza, sommare o sottrarre termine a termine, ciò che c'è a sinistra sottraggo ciò che c'è a sinistra, ciò che c'è a destra sottraggo da ciò che c'è a destra. Ok? Perché questo mi serve? Torniamo a vedere il nostro sistema. Immaginate di farlo qua. Se prendiamo la prima equazione meno la seconda, avrò a sinistra 4y meno 4y che fa 0. E quindi ho ridotto il numero delle incognite, perché la y viene cancellata. Quindi, nel nostro caso, fatemi riscrivere, il sistema era 2x più 4y è uguale a 1 e 6x più 4y è uguale a meno 3. Qui se il coefficiente è lo stesso, stesso valore, stesso segno, mi conviene sottrarre per far sparire la y. E qui ottengo 2x più 4y meno 6x meno 4y è uguale a 1 meno 3. O se preferite, scriviamo così, ciò che c'è sopra meno ciò che c'è sotto, ciò che c'è sopra meno ciò che c'è sotto. Togliamo la parentesi, 2x più 4y meno 6x meno 4y è uguale a 1 meno meno 3, cioè 1 più 3. Ora,
il coefficiente di termine con la y vanno via, perché 4y meno 4y fa 0. E ho ridotto il numero delle incognite a un'equazione con un'incognita sola. 2x meno 6y non fa meno 4x, 1 più 3 è 4, quindi la x vale 4 diviso meno 4 per gli amici meno 1. Una volta che ho la x, torno nel sistema e scelgo una delle due equazioni, indifferente quale, e calcolo la y. Per esempio la prima, i coefficienti più piccoli conviene la prima. Al posto della seconda, per esempio, scrivo la soluzione che ho ottenuto, riscrivo la prima equazione e quindi 2 per meno 1 fa meno 2 più 4y uguale a 1. Quindi 4y è uguale a 1 più 2 fa 3, da cui y è 3 quarti e x è meno 3. Quindi la coppia meno 1 3 quarti è soluzione. Ok? Vuoi lasciare una? Certo. Ripeto, una volta che ho trovato una delle due incognite, per trovare l'altra incognita posso usare indifferentemente la prima o la seconda equazione. Di solito conviene utilizzare quella che ha il coefficiente più piccolo. Ma non è indispensabile, scegliete quella che vi piace. Non so come fare meno calcoli possibile. Se viceversa, posso tornare indietro un secondo? Se avessi avuto, se nella prima equazione avessi avuto più 4y, nella seconda meno 4y, cioè se i coefficienti hanno lo stesso valore ma segno opposto, mi conveniva sommare, perché 4y meno 4y è 0. Quindi se ho i coefficienti dello stesso valore faccio la differenza, se hanno valore opposto sommo, faccio quello che mi serve per fare in modo che un'incognita sparisca. In questo modo riduco il numero di incognite. Questo metodo conviene se una delle due incognite, o la x o la y, indifferente quale, ha lo stesso coefficiente. Certo, questa considerazione si fa una volta che il sistema è in questa forma, attenzione, non ve l'ho detto, ma è ovvio. Il sistema deve essere in forma normale, cioè devo avere x e y a sinistra una volta sola. Quando il sistema si presenta così si dice che è in forma standard, forma canonica o forma normale, sono sinonimi. Quando il sistema è in forma normale e una delle due incognite nelle due equazioni ha o lo stesso coefficiente o coefficienti opposti, posso utilizzare il metodo di riduzione piuttosto che quello di sostituzione. È indifferente se il coefficiente è piccolo, grande, complicato o semplice, basta che sia lo stesso. Questo qui x meno y
uguale a 2 volte x più y più 5 e poi x meno 2y meno 5 uguale a 0. Questo sistema non è in forma normale, perché nella prima equazione, per esempio, ci sono più termini con la x e con la y. Deve x deve apparire una sola volta, x di una. Ok? Quindi prima lo riduco in forma normale, dopo decido che metodo usare. La seconda equazione posso lasciarla così o posso portare il 5 a destra, non cambia granché. Ma quindi la trovo le parentesi. Qui sposto il 5 a destra. Dopodiché 2x è un risposto a sinistra, ottengo x meno 2x che fa meno x, 2x meno 2x che fa meno 4y e poi il 5 e sotto x, prego. Perché x meno y è diventato x meno 2x, no? Ah, scusami, hai ragione, stavo già scrivendo quello che veniva dopo. E quindi quello che viene meno 3. Obiezione a folica. Fammi ricontrollare. Come mai meno 3? No, ho corretto dove non dovevo correggere. Questo è 2 e 3 viene 4. Fammi ricontrollare, quindi vai un'altra volta. Allora, x meno 2x meno x, d'accordo, meno meno 3 meno 3 e il meno 2 rimane perché c'è meno 2. Ok, vedi che si ritorna. Qui posso fare due cose diverse, adesso è come normale. Posso dire, beh, nella seconda equazione x è coefficiente 1, risolvo rispetto a x, sposto y a destra e poi sostituisco nella prima, si può fare. Oppure posso dire x nella prima e nella seconda equazione ha coefficienti opposti, se sommo la x va via, quindi posso usare la riduzione, posso usarli entrambi. Se sommo le due equazioni, fatemi scrivere in un'altra pagina, mi ripeto, meno x meno 3y uguale a 5 sotto x meno 2x uguale a 5. Diciamo che sommiamo x meno x fa 0, meno 3y meno 2y fa meno 5y, 5 più 5 10. Se meno 5y fa 10, y vale meno 2. Dopodiché aggiungo questa al sistema prendendo ad esempio la seconda equazione, che era più semplice. E ottengo x meno 2 per meno 2 fa più 4, quindi sì, pardon, vale meno 2 e x vale 1. E la coppia 1 meno 2 è soluzione. Thank you.
andare avanti, non c'è scritta? Ma che 3x meno 2y uguale a 5 e 1 quarto x meno y è stato 1 quarto x uguale a 1 meno y. Ma non è ancora in forma normale, è sufficiente spostare y a sinistra dell'uguale per averlo in forma standard. Quindi 3x meno 2x è uguale a 5 e un quarto di x più y deve darmi 1. Qui cosa succede? Cioè moltiplicare tutto per 4? Si può fare. A che scopo? Semplificare. Ma hai già la y con coefficiente 1, sì. Perché devi concentrarti sulla x? Prendere la x da sopra e la x da sotto. Quindi, nella prima equazione nessuna delle due incognite ha coefficiente 1 o meno 1. Un primo, il primo metodo che mi verrebbe in mente è di risolvere rispetto a x, non si può dire nella prima, cioè usare il metodo di sostituzione. Ma se volessi usare il metodo di riduzione, cosa potrei fare? Qui nessuna delle due incognite ha coefficienti uguali o opposti, però posso fare in modo che li abbiano. La cosa più semplice è fare in modo che la y nella seconda abbia lo stesso coefficiente della prima. Posso moltiplicare la seconda equazione, solo la seconda equazione, per 2, in modo tale che poi sommando la y non se ne va. Ok, per far questo, se, per segnalare l'intenzione di far questo, metto un 2 per qua davanti. Questo significa moltiplico questa equazione per 2 e l'altra la lascio così com'è. Chiaro? Andava bene anche la sostituzione, ripeto, però volendo applicare la riduzione bisogna fare in modo che i due coefficienti siano uguali. Abbiano il suo valore o se no. Lo riscrivo, la prima rimane 3x meno 2y che è uguale a 5, la seconda 2 per un quarto fa un mezzo, quindi un mezzo di x più 2y è uguale a 2, attenzione, devo moltiplicare per 2 a destra e a sinistra. Adesso posso sommare. Ok? Quindi ho 3x più un mezzo di x, 2y meno 2y fa 0 è uguale a 7. x più un mezzo di y fa 7 mezzi di x. Quindi x vale 7 per 2 settimi, cioè 2. X vale 2. Se x è 2, torno nel sistema, prendo ad esempio la seconda equazione, o la prima come preferite, e la combino con l'informazione che ho appena ottenuto. X vale 2 e un mezzo di x più y vale 1. Mi sostituisco nella seconda, ok, e ottengo un mezzo, scusate, era un quarto, non un mezzo, ho sbagliato io.
io. Quindi viene un quarto per 2, 2x per dare 1. 2 volte un quarto fa un mezzo, quindi y vale 1 meno un mezzo, cioè quindi la coppia 2, un mezzo è soluzione. Chiaro? Adesso mi fermerei alla registrazione 20 e voi a fare qualche esercizio eventualmente. D'accordo?